Maria, dopo la nascita e dopo aver avvolto in fasce il bambino Gesù, non lo pose in una mangiatoia ricolma di fieno e paglia per gli animali della stalla, ma nelle braccia di una mangiatoia umana, in una mangiatoia padre e nutrimento, nel grembo virginale e paterno di San Giuseppe. Virginitas Fecunda è l'ultima opera di un piccolo fratello pellegrino di Gesù, così amava chiamarsi l'autore, Ferdinand Ulrich. L'idea nasce da una lettera scritta agli amici per Natale e dalla contemplazione di una miniatura del XV secolo. Si tratta di un commento teologico-filosofico sul Natale, a partire dai suoi intimi legami con la verginità, feconda, perché proveniente dall'accettazione dell'amore gratuito di Dio. Quell'amore che, come dice Ulrich, è un amore obbediente fino alla croce. Il libro è rivolto ai consacrati e alle consacrate, ma non solo, è una lettura preziosa per tutti coloro che credono nell'amore gratuito, sincero, che non è mosso da ragionamenti, ricompense o meriti, ma semplicemente ama, senza cercare niente in cambio. Ama, anche se da parte degli altri, come è successo a Giuseppe e Maria, ciò che fai può essere ritenuto una follia o un gesto inutile.